diciamo più che la mia immagine, perché non appaio nello spot, ci ho messo la regia, ci ho messo la testa nella realizzazione, perché è un'iniziativa meravigliosa, un'iniziativa che dà il valore di parte della famiglia realmente a ogni cagnolino, quindi non solo il cagnolino visto come pet therapy, quindi come terapeuta assieme al dottore, ma il cagnolino come semplice componente della famiglia, che quindi ha diritto, come gli altri, al pari degli altri componenti della famiglia, ad entrare negli ospedali. E poi perché si sensibilizza, dare la possibilità di parlare di questa iniziativa in televisione a livello nazionale permetterà nel giro di poco tempo, sono sicuro, di allargare questa iniziativa, che per il momento è valida, è applicata solo in Lombardia, di applicarla in tutta Italia come dovrebbe essere. Quindi sono sicuro che questo spot permetterà di velocizzare questo processo di ampliamento a livello italiano di questa nuova legge. Sicuramente sta cambiando tanto. Io ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare per un programma come Striscia la Notizia, che è un programma nazionale popolare, un programma seguito da milioni di persone ogni giorno. Questo parlando di argomenti legati agli animali, 2-3 volte alla settimana, a un orario in cui tutti sono davanti alla televisione, ha permesso di sdoganare questo argomento. Prima gli animali venivano trattati solo come degli oggettini, magari far vedere il cucciolotto, eccetera, in qualche rubrica all'interno di rotocalchi. Adesso hanno parlare di animali vuol dire parlare di un argomento serio, un argomento sentito dalla maggior parte degli italiani, tanto che con l'esempio di Striscia Notizia, poi tantissime altre trasmissioni hanno deciso di parlare di questi animali. Non è mai successo prima che un porta a porta dedicasse una puntata intera agli animali, cosa che succede ben spesso, e da qui il report stesso, tutti altri programmi che hanno deciso di dare maggiore importanza a questo argomento, che non è più un argomento di nicchia da trattare nei canali tematici, ma è un argomento che interessa a tutti gli italiani. Del resto quasi tutte le famiglie italiane, che sia un pesciolino rosso, che sia un cane, un cagnolino, un canarino, che cosa, hanno a casa un animale, quindi è un argomento che ci riguarda tutti più o meno da vicino.